Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ecco a voi un nuovissimo video con la resina. Mi mancava da troppo tempo realizzare qualcosina con la resina ed infatti oggi ho pensato ad un progetto molto molto speciale. Vi ho fatto già vedere questo stampo molto carino, che è lo stampo di un gufo. È uno stampo in silicone però opaco e quindi dovremo andare poi a lucidare il tutto. E ho intenzione di fare una sorta di effetto arcobaleno utilizzando tutti i colori ad alcol della pinata che ho, quindi creiamo praticamente un effetto in petri dish. Non so se ci riuscirò, non so se l'effetto verrà esattamente come ho in mente, però ci proviamo. Infatti, questo è un piccolo esperimento, un creiamo insieme ed è appunto proiettato sulla realizzazione di questa creazione in questo stampo. Come vi ho detto, appunto, utilizzerò tutti i miei colori ad alcol. Questo è il bianco che mi sta praticamente, anzi, quasi finito se non del tutto. Ed è per questo che utilizzerò il nuovo colorante bianco che ho acquistato sul sito Le Bimbi e che vi ho mostrato nello scorso video acquisti che vi lascio qui linkato. Andrò ad utilizzare come sempre i miei guanti, questi sono quelli che mi ha dato la Resin Pro all'interno del loro kit, e la bilancia per misurare tutte le appunto le quantità di resina. Perfetto, possiamo iniziare. Ok, ho cambiato la visuale, come vedete adesso penso che riusciate a vedere un pochino meglio tutto quello che andrò a fare. Ho versato già la mia resina qui, componente A e componente B. Ho versato esattamente 80 grammi di componente A e 48 grammi di componente B, se non sbaglio, e adesso andiamo a versare completamente tutta la resina nello stampo. Perfetto, adesso dobbiamo aspettare solamente che la resina indurisca, per questo ci vorrà un pochino di tempo. Io aspetterò una giornata come sempre, tanto non ho fretta, e noi ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, ho aspettato che la resina indurisse per poco più di 24 ore, quindi adesso è completamente asciutta. Sono molto molto curiosa di vedere l'effetto perché spero tantissimo che il bianco non sia il colore che predomini completamente sugli altri. È la prima volta che provo a realizzare un effetto petri dish arcobaleno, perché di solito metto sempre un paio di colori massimo all'interno di una stessa creazione. Quindi è il momento di scoprire com'è diventato questo gufo. Vi voglio far vedere lo spessore di circa, non so, forse 2 cm, credo di sì. E andiamo appunto a vedere. Purtroppo un po' qui lo stampo si è macchiato, però non è importante. Ho paurissimo, oddio. E voilà! Allora, calmi, dobbiamo andare subito a lucidare il tutto perché così non possiamo apprezzare nulla di questa tecnica. Quindi adesso vado a prendere la vernice o qualcosa comunque per lucidare e lo farò insieme a voi. Ho preso la vernice perfumo che ho già utilizzato, ho già sperimentato sulle creazioni in resina. Non viene un effetto troppo lucido a meno che non facciamo più passate. Quindi adesso vediamo un po' con la prima passata se riesco a appunto rendere la superficie abbastanza lucida. Prendo un pennello, però prima di fare ciò, invece di sporcare comunque la mia nuova tovaglia, la mia nuova scrivania, voglio mettere il tappetino proprio per questo tipo di creazioni, per lucidarle. Ed è questo qui che mi ha inviato la Cleopatra in una vecchia collaborazione. È un tappetino molto molto utile, come vedete è fatto in questo modo, in modo che la creazione non attacchi completamente sul piano da lavoro. E quindi vado ad aprire la mia confezione di vernice che non uso da un po', quindi faccio un po' di fatica ad aprire. È lattiginosa come vedete, per questo occorrono un po' di passate in più rispetto alle vernici normali. Tra l'altro, scrivetemi giù nei commenti qual è secondo voi la vernice per lucidare la resina migliore. Io utilizzo il top coat UV, però per quanto riguarda le creazioni piccole, comunque sia, perché comunque devono entrare nella lampada, la lampada UV appunto, anche perché un top coat qui finirebbe in 3 secondi, quindi preferisco usare la vernice.
anche se so che non lo ucciderà al 100%, però noi ci proviamo lo stesso. Quindi appunto scrivetemi giù nei commenti se conoscete qualche vernice, soprattutto che non resti appiccicosa, perché ne ho provate un pochino e purtroppo la superficie resta sempre un pochino appiccicosa. Allora, questa è una prima passata, vi faccio vedere come già i dettagli iniziano ad emergere. Comunque, per quanto riguarda la sfumatura da arcobaleno, se così possiamo chiamarla, quindi rosso, arancione, barra giallo, verde, blu, si vede pochissimo, tra l'altro ne ho messo veramente molto di blu, viola e fucsia, il fucsia invece si vede tantissimo. Devo dire che sono soddisfatta, ecco il blu, tra l'altro qui, scusate ma la fotocamera si sta muovendo un po', qui giù c'è anche del verde acqua che si è andato formando, quindi sono molto soddisfatta. La sfumatura mi piace tantissimo, quindi per questa cosa mi ritengo soddisfatta. Adesso vediamo come si asciuga questa prima passata di vernice, in caso ne passerò un'altra, quindi ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qui, dopo circa 5 passate di vernice perfumo, sono riuscita a far emergere tutti i particolari della tecnica Petri Dish. Purtroppo, come avete visto, il finish è un pochino lattiginoso. È per questo che vi ho chiesto se conoscete una vernice più adatta, e anche se magari non deve essere messa nella lampada UV, anzi, preferisco che possa asciugarsi all'aria. E niente, questo appunto è il progetto di oggi. Spero che vi sia piaciuto, spero che anche a voi piaccia la sfumatura che è venuta. Io sono molto soddisfatta di questo. Ed è uno stampo che sicuramente utilizzerò ancora, anzi vi avevo chiesto se non sbaglio su Instagram. Se non siete ancora iscritti, se non mi seguite, vi lascio giù il link in descrizione perché sono un po' più attiva su Instagram e vi avevo chiesto appunto se vi andava che facessi un video in cui utilizzavo tutti i miei stampi per la resina. Tra l'altro proprio oggi mi dovrebbe arrivare uno stampo nuovo e quindi pensavo appunto di fare un grandissimo Scopriamo le creazioni in resina con tutti i miei stampi. Mi avete risposto positivamente quasi il 90% di voi, quindi credo proprio che tra qualche giorno uscirà il video, non so ancora bene quando perché sto riprendendo piano piano la programmazione e sono quasi ufficialmente ad abitare nella nuova casa, quindi ecco adesso sto venendo un po' più spesso per girare questo video soprattutto. E per oggi è tutto qua, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace che a me fa sempre tanto piacere e noi ci vediamo alla prossima, ciao!